Vi ho promesso vlog oggi. E vlog sia. Zombie apocalypse. Chi è la regina? Devo andare all'ASL. E nessuno mi può accompagnare. Mio padre non c'è. Mio fratello non c'è perché sta a Trieste al lavoro. Sì, perché non mi segue su Instagram. In verità non lo so se già l'ho detto in qualche vlog precedente, comunque Antonio è una settimana che lavora a Trieste, se n'è andato. È andato con i miei zii, quelli che sono stati con noi a Natale e l'estate scorsa al campeggio. Quindi è un po' dura, eh? Oddio, io mi abituo subito a queste cose perché io sono per l'evadere. Se non avessi Brian probabilmente già sarei in qualche altro posto che non sia Napoli, che non sia casa mia. Però, anche poi non è da escludere. Comunque, però Alessia, che è la gemella, sta piangendo tutti i giorni. Gli manca proprio il fratello, lei manca proprio il fratello. Sto fatto dei gemelli non ci credevo, però con i miei fratelli, perché loro stavano in una sola borsa, quindi risentono di ogni cosa, cioè tipo se Antonio ha la febbre, Alessia sta male anche se non ha la febbre, e viceversa. Se sta succedendo qualcosa ad Alessia, sta in mezzo alla strada e Antonio per esempio sta lavorando, Antonio ne risente e chiama Alessia a dire che cazzo sta succedendo? Anche una stronzata, però Alessia sta in pensiero, ecco, ne risentono tutti e due. Io pensavo fosse una stronzata, ma sono 23 anni che ci siamo ricreduti, perché vabbè, sono successe pure cose quando erano neonati, tipo Alessia, non so se ve l'ho mai raccontato, Alessia è stata per 3 mesi in ospedale, quando aveva 3 mesi appunto, perché al posillipon, perché stava morendo di bronchiolite. Bronchiolite adesso è un catarro che si cura in niente, ma tanti anni fa era pericolosa. Addirittura mia mamma ha perso una sorella di 1 anno e mezzo, lei ancora doveva nascere, proprio per la bronchiolite. Cioè mia nonna, quella che adesso ha in braccio Martina, per farvi capire, ed è per questo che io ho messo la figlia in braccio, perché allora quando morì la figlia, lei la mise in braccio a sua suocera. Quindi io diciamo che gli faccio sentire di meno la mancanza della figlia avendo la pronipote in braccio. E questo ragionamento che mi sono fatta, per questo Martina sta lì. E addirittura tanti anni fa si moriva. All'epoca di Alessia, siccome ce l'aveva grave, pure se l'è vista brutta, perché per una notte Alessia stava morendo. Voi pensate che in sala di rianimazione Alessia è stata per 1 mese, 2 mesi ricoverata in corsia, in reparto, e 1 mese in rianimazione. Poi è stata bene, fortunatamente ce la siamo portati a casa, adesso ha 23 anni, è una ragazza fidanzata che lavora, però ce la siamo visti brutta. E quando erano ricoverati, perché pure Antonio aveva la bronchiolite, cioè, anzi, all'inizio era Antonio che c'era la bronchiolite. Noi, perché il pediatra disse, vabbè, avete portato Antonio, c'ha la bronchiolite, Alessia è la gemella, portate pure lei per scrupolo in ospedale a fare una visita, stesso nel reparto dove è ricoverato Antonio. Antonio era lì per la bronchiolite, Alessia invece stava morendo. Se non era per il pediatra che quel giorno disse di portare Alessia a controllo, Alessia sarebbe morta a casa nella culla, mentre mia mamma stava in ospedale con Antonio. Comunque tutto un altro paio di maniche. Comunque, quando poi Antonio è uscito dall'ospedale, se Alessia stava male, e mia mamma non ce lo diceva per non farci preoccupare, noi ce ne accorgevamo perché Antonio stava male. Anche senza avere un cazzo, però stava male, tipo che aveva le convulsioni. E chiamavamo mia madre ed era l'ora della puntura d'Alessia, perché faceva le roche fin. Vabbè, comunque, brutto lato.
brutolato veramente, però lo possiamo raccontare. Questo per dirvi che Antonio e Alessia, essendo gemelli della stessa borsa, sono molto legati e se succede qualcosa ne risentono entrambe. Alessia sta piangendo tutti i giorni perché non ha il fratello vicino ed manca solo da una settimana e mezza. La vedo dura. Comunque adesso mi devo preparare, devo andare all'ASL a piedi. Oh. E prima devo portare Brian a scuola. Ciao. Sto portando Brian a scuola, c'è un sole della Madonna, però ci saranno al massimo 3-4 gradi. Cioè fa freddo, se non cammini al sole muori, muori. Io sono morta, voi mi vedete che cammino, sono morta e la forza di portare mio figlio a scuola che mi tiene in piedi. Guardate quel cappellino, lui il freddo non lo sente. Che belli i bambini, mi ricordo pure io quando ero bambina non sentivo mai freddo. Noi no, mi sto morendo. Mamma mia. Vi assicuro che l'ho portato a scuola perché avevo un sacco di cose da fare e perché comunque a Brian piace, ma mi sono resa conto già da casa, già dal letto, che il tempo non era, cioè il vento e il freddo non era dei migliori. Però, allora, su Instagram vi ho già anticipato qualcosa, ci sarà qualcosa di molto importante nel prossimo oppure fra due vlog, che sono talmente un libro aperto che anche quando non parlo la gente mi capisce, infatti qualcuno su Instagram già ha detto Reggi ma puntini puntini puntini, ma io qua non vi spoilerò niente. Comunque. Questo è il mese di mattina, quindi mi vedrete molto, ma molto poco. Voi già sapete perché, avendo il canale da 2 anni, questo periodo è già avvenuto. Questo periodo è già avvenuto, un periodo dove non mi va di fare molte cose, ecco, non, specialmente le live dove mi diverto. A parte che sto incasinata nel fare le cose, molto incasinata, c'ho un sacco di cose da fare adesso. Ah, pensate che mi tocca andare a piedi all'ASL e poi devo ritornare in tempo sempre a piedi per andare a prendere Brian. Poi vabbè, il proseguo della giornata sapete com'è, quando lavoro di pomeriggio, metto a dormire Brian, gli do da mangiare, lo metto a dormire e alle 4 vado a lavorare. E lavoro per 12 ore, quindi non ho il tempo di. Però oggi è la giornata sì, magari domani capita la giornata no, perché questi sono i giorni dove ripercorro tutta l'esistenza di mia figlia, dal 10 febbraio al 6 marzo. Comunque adesso devo togliere la fotocamera perché sto sentendo freddo, cioè in mano. C'è chi dico il mano, vabbè ma quello è normale, pure quando fa caldo parlo di merda. La mano si sta congelando. A dopo. Quando farà meno freddo, spero. Servizio all'ASL fatto, c'è molto sole. Ora vado a fare la spesa. Ho comprato anche il colore per dipingere la targhetta di Martina, sì perché non è stata pronta per il suo compleanno. E anche per quello stavo un po' strizzata. Però. Adesso mi sa che mi metto a dipingerla, boh, che salgo sopra, faccio da mangiare a Brian e poi mi metto a tavola a fare questa cosetta, così per domenica sarà bella che asciugata e gliela porterò pure, perché anche domenica però è il turno di pomeriggio, diciamo che sono 2 o 3 settimane di pomeriggio quasi continuo, farò solo qualche turno di mattina. Sto crepando per colpa di questi turni di sera, però sono favori che sto facendo. Vabbè, chiudo perché la mano si sta congelando e poi tutti che mi guardano, come mi dà fastidio quando mi guardano. Sapete quelle giornate quando, di quelle che vi svegliate bene, state bene, incontrate una persona che nemmeno vi sta antipatica, però che vi guasta la giornata? Ecco. Adesso, salve! Meno male che ci sono 1.000 clienti che mi vogliono bene. Di quelle giornate proprio che adesso c'ho il cazzo girato
e per colpa di questo cazzo girato magari mi demonetizzeranno anche il video. Ma almeno se sta persona vede il mio vlog capisce che mi ha cacato il cazzo oggi. Vabbè, andiamo a comprare il pane, va. Lo scarico ancora che scende, niente. Adesso faccio una live, approfitto che ho tipo 10 minuti da dedicarvi. Io sono una merda, scusatemi, perdonatemi che vi prometto le live non le faccio mai, ma quando andrà online questo video, cioè dal bar, lo caricherò praticamente stanotte, avrete già una live a disposizione, quindi per oggi due cose da guardare. Io mi rendo conto che da quando lavoro al bar, ultimamente di più perché sto facendo molti turni di notte, vi sto trascurando anche leggere la vostra posta, sentire i vostri audio, guardare i vostri video, perché io guardo tutto su Instagram, è diventato, cioè io lo faccio, però rispondervi è diventato un po' impossibile. Perdonatemi, non è che me la tiro, sono sempre la stessa, non è che con il numero di follower magari mi sia montata un po' la testa, è solo perché io non riesco più a farlo. Mentre vi ascolto, perché mi metto gli auricolari, sto lavando le tazzine, ecco, lo faccio di solito, vi ascolto e vi leggo la sera dal bar, come il fatto di dedicarvi le canzoni. Mi avete dedicato alcune che facevano ridere, ma quelle che avete dedicato ai miei figli su Instagram ieri notte erano bellissime tutte, compreso quelle di D'Alessio. Comunque vado a fare la live, così avete due cose da guardare oggi. Continua a stare il sole, ma continua a fare un cazzo di freddo che non potete capire. E c'ho ancora le palle girate per la cosa di stamattina. Però almeno abbiamo risolto un po' di problemi. Ho messo già a cuocere il riso per Brian. Io penso di aver preso qualche chilo perché sta fanno. O non sto respirando bene per i buchi che ho da qualche settimana. E si sente anche dalla gola, oppure sto ingrassando un pochetto, che faccio 3 giorni di dieta e uno di sgarri, mea culpa. Siamo arrivati all'asilo, c'è gente. Brian l'ho preso, il cappellino lo vedete, è l'unica gioia Brian oggi, veramente l'unica gioia. Vabbè, dopo c'è anche il sole, perché il sole è la gioia. Voi immaginate sta giornata senza sole cosa sarebbe stato? Mi avreste trovato il ghiaccio sui canini. Quindi scappiamo a casa perché questo c'ha fame. Forse si è intravisto. C'ha fame, c'ha fame. Un pochetto pure io. Mi sono comprata il fior di latte con i pomodorini già fatti e che non ho il tempo nemmeno di tagliarli. Sì? C'ha fame. Andiamo. E la regina quando lavora di pomeriggio cosa fa? Va? Ninna, con Bimbo. Sei contento, mamma? Brian c'ha sonno, raga. Io vado a fare il riposino quotidiano, perché poi dopo Brian avrà terapia e io dovrò andare a lavorare di sera. Ciao e a dopo. Non riesco a staccare la videocamera perché Brian mi tiene la mano. Posso? Ok, ha detto di sì. Ciao. È appena arrivata la terapista, abbiamo dormito un'oretta, io sono sconvolta dal fatto che voglio ancora dormire, ma devo andare a lavorare. Sconvolta perché ho proprio sonno. La settimana di sera è un po' così, si accumula il sonno e quindi scappo, buio. E niente, mi lavo i denti e vado. E fa un cazzo di freddo che non potete capire, meno male che c'è il sole in questi giorni, perché a Napoli fa proprio freddo, e questo freddo, a questo freddo noi napoletani non siamo abituati. Oramai sono 3-4 anni che è così. Arme e pazienza, vediamo a fatica. Il freddo, quello che attanaglia, quello che ti fa dire ma chi cazzo può fare di alzarmi dal letto questo freddo che fa? Mamma mia, come fate voi del nord? Marco, tu come cazzo fai a vivere a Torino? Il signore come cazzo fa ad urlare mentre sto vloggando? Zitto! Comunque, dicevo, Marco, come fai con sto freddo? Perché sopporti la neve? Perché sopporti i meno 10? Mamma mia, qua stiamo più o meno a 5 gradi, 4 gradi e c'è il sole e stiamo morendo.
Quindi il vlog prosegue al bar perché mi sto congelando a mano. Tra un po' non la sentirò più, bam, e cadrà il cellulare a terra e Marco non adorerà per niente. Ciao. È arrivato l'ora di mangiare. Salutate Mario, che è una leggenda di questo bar, un ragazzo che non c'è più. Ciao Mario, che ve lo faccio sempre vedere su Instagram. Avete detto un sacco di volte, ma chi è quel ragazzo dietro? Qui si mangia bruschetta di pomodoro con pomodoro, mais e fior di latte, rucola, un appetito anche a voi. Allora raga, questa si vede brutta. Non vuole scegliere il vestito da sposa, allora qua sotto dovete scrivere quanto è bella, cioè vedetela fisicamente, lei si vede grassa. Allora mi è appena venuto in mente che io non ho chiuso il vlog, devo chiudere il vlog, lo devo montare e lo devo mandare online qua, devo scroccare dal tuo wifi, sei contento? Mi sembra giusto. Allora adesso tu devi fare gli auguri di San Valentino a tutte le tue fan, perché c'hai delle fan. Allora ragazze, io voglio farvi i miei auguri di San Valentino. Vi amo tutte, ma non vi amo mai come amerò Grazia. E mi ha fottuto anche San Valentino. Comunque, fate io l'amore, non giù. Fate la guerra. Questo sta andando. Fate l'amore, non fate la guerra. Mi raccomando, specialmente io e San Valentino, non fate come me che festeggio il mio non matrimonio. Secondo me io festeggerò meglio di voi. Sono più contenta di voi e più serena di voi. Bello. Tu sei fidanzato? Ma tu così me lo dici? Ero convinta di sì, stavo dicendo. Allora domani stai con me. No, però mi serve un regalo per San Valentino. Allora consigliate qua sotto a Giovanni cosa regalare per San Valentino. Si vede che è l'altra conquista che deve conquistare per San Valentino, no? Calunnie, solo calunnie. Ma me lo devi fare il regalo allora. No, comunque consigliate qua sotto un'idea originale per Giovanni, hashtag un'idea per Giovanni e scrivete quello che vi pare, lui verrà a leggere, mi raccomando. Sei un sex symbol un po' corrotto. Comunque mi raccomando di iscrivervi al suo di canale, lo trovate al canale degli scartati. Se vi ricordo ve lo linko sotto l'info box. Lui c'ha la cover di mio figlio e hai fatto vedere mio figlio, ecco. Lo faccio vedere dalla cover. Comunque un bacio, buon San Valentino, fate l'amore, non fate la serva, ciao, la guerra. Zombie apocalypse. Yeah.